Dopo Torre Archirafi, nella frazione di Riposto, un'altra chiesa riapre, pronta ad accogliere i suoi fedeli costretti a spostarsi altrove durante il periodo di chiusura. È la chiesa Santa Maria del Rosario del quartiere Castello di Fiumefreddo, interdetta alla comunità per lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti dalla CEI grazie al contributo dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Con un solenne pontificale celebrato dal vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, domani sera alle 19 sarà consegnata simbolica la chiesa, che custodisce anche opere d'arte di pregio. Tra questi un bassorilievo realizzato da Salvatore Incorpora negli anni 70 e l'opera artistica della Via Crucis, che saranno benedetti al termine della celebrazione eucaristica. I lavori iniziati a luglio hanno permesso di custodire l'edificio sacro ricostruito a seguito dei danni causati dal secondo conflitto mondiale, con una somma pari a 140.000 euro. Si è proceduto alla sostituzione integrale della copertura della navata e del transetto della chiesa. Il 70% dei lavori sono stati finanziati grazie al contributo dell'8 per 1000, mentre il restante dalla parrocchia, con una serie di iniziative che sono state elogiate dal parroco Don Egidio Vecchio. Sento il dovere e il bisogno di ringraziare tutta quanta la comunità parrocchiale indistintamente, che con zelo e sforzo ha portato avanti questa raccolta fondi, che poi si è anche concretizzata nello specifico con delle attività di autofinanziamento che sono state realizzate sempre dagli stessi. Per me personalmente è una gioia molto, molto bella il fatto di poter riconsegnare alla città di Fiumefreddo uno dei monumenti più importanti a cui molti fiumefreddesi sono legati, in modo particolare nel mese di settembre attorno ai festeggiamenti della Madonna della Catena.